Nonostante il maltempo, continua la protesta indetta dagli autotrasportatori, dal movimento dei forconi e dalle altre organizzazioni che stanno presidiando gli snodi principali della viabilità siciliana. Fra i diversi punti di questo blocco, che dovrebbe terminare, lo ricordiamo, il 20 gennaio prossimo, anche quello davanti la raffineria ISAB a Priolo, nel siracusano. I siciliani sono venuti fuori lo stesso. E sono venuti fuori un po' dappertutto, a Palermo, a Caltanissetta, a Trapani, dappertutto, perché sono sulle strade, li vedono tutti. Ci scusiamo per i disagi con i siciliani, perché non volevamo crearli, ma siamo stati costretti a questo. La politica ci ha costretto a gridare nelle strade quello che stiamo facendo, perché non ci ha ascoltati. Non è possibile che queste manovre finanziarie, che arrivano così come una tegola a ciel sereno, dopo che c'è già una popolazione che sta quasi alla corda o alla canna del gas, perché di questo si tratta, perché molti suicidi sappiamo già che si stanno moltiplicando, però quando c'è già questa situazione arriva questa manovra finanziaria che ancora una volta ci vuole appesantire le tasse. Siamo già una popolazione povera. Il problema è uno: non possiamo più piangere, ci dobbiamo svegliare. Semplicemente i siciliani devono venire fuori e scendere nelle strade. È una rivoluzione democratica che vogliamo fare, ma la stiamo facendo. A Priolo ci siamo perché vogliamo dare al governo nazionale, al governo regionale, un messaggio importante. Lei sente la puzza che c'è in questo caso, in questo momento. Bene, noi la respiriamo tutti i giorni. Possiamo avere la grazia di avere uno sconto sulle benzine che noi produciamo? Può essere che la politica ancora oggi sia ferma su questo punto? Cosa vi sentite di dire al governo sì nazionale, ma anche a quello regionale? Guardi, ci stanno ascoltando, non abbiamo più niente da dire, sanno quello che vogliamo. Abbiamo chiesto al presidente Lombardo, che aveva chiesto, abbiamo proposto lui la defiscalizzazione dei carburanti. Abbiamo chiesto: se non ora, quando vuoi farlo? Se non ora, quando vuoi farlo? Noi siamo ai confini dell'Europa.